Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Guacamele. Dunque, nell'ultimo episodio siamo avvicinati al finale, penso, però mi sono fermato un attimo perché vorrei prima recuperare un po' di roba in giro prima di andare a finire il gioco, eh. Tra l'altro eravamo qua all'albero di Thule, però devo capire dove mi manca. Gli oggetti che mi mancano, o l'oggetto, perché potrebbe essere anche solo uno. Allora, Vediamo se riesco a capire dove potrebbe essere. Ho fatto delle ipotesi nel video precedente. Ho ipotizzato tipo qua. Il problema è che adesso devo rifarmi. Ah! Oh, posso farlo così velocemente però. No. Ma a volte la levetta analogica destra non mi schiva, vi giuro. Vedete che schiva adesso. A volte non schiva. Lì sono stato colpito perché ho tirato mentre stava tirando lui. Sì, vabbè. Muori. Posso arrampicarmi qua? Sì. Ovviamente ora facciamo molto più veloce a fare le cose, vedete? Qua non posso sfruttare, però posso fare. No. No, che pirla che sono. Qua cambiate la dimensione, vedete, così continuo a correre. Non vorrei che fosse qua. Potrebbe anche essere che l'ho perso qua da qualche parte. Vediamo se. No. Allora, qua sono abbastanza certo. Vogliamo vedere. Questo l'avevamo preso. No! Allora, vediamo una. Questa è dove cazzo è uscita? Ma vai a fare. Sì, i bocchini fa. Allora pianta del cazzo, via. Qua sotto potrebbe esserci qualcosa, no? Allora. Oh, buongiorno. Ho fatto una cazzata qua. Volevo tirar fuori sta stronza. Non fai più il figo? Volatile della minchia. Allora, no, qua non credo, perché l'avrei visto se ci fosse qualcosa, quindi proseguiamo. Sotto lì non ci vado più assolutamente. Che c'è la stanza quella dei cubi, vedete? Ma perché fa così? Ok. Allora. Ma non è che è lì che mi manca. No, non credo. Non vorrei che faccio tutto sto giro inutile, diciamo. Che faccio tutto sto giro e dopo non è servito un cazzo, nel senso che non è da queste parti l'oggetto che mi manca. Sarebbe alquanto fastidioso, vi dico la verità. Cerco di. Allora, qua andiamo di lì. Il problema è che, ripeto, qua ha cambiato la dimensione, il solito, no. No, perché era giusto, dai. Anche lì, qua c'è un piccolo. Premete un po' prima di andare sulla roba, vedete? Lì ero andato. Ah, che. Sì, vabbè, ma tua mamma allora è proprio. È proprio quella. Questi qua, veramente.
Ma se finisco una combo devo avere la possibilità di schivare, altrimenti che senso c'ha? Qua? Vediamo se evento... No. Ripeto, a volte quando finite le combo non prende la schivata ed è un male, è un grande male. No. Vabbè. Non vorrei. Vaffanculo, scusatemi. Forse... No, è impossibile. No, no, qua non... Là l'abbiamo completata la sfida, vi ricordate la sfida difficile là, no? Allora, nel caso, non voglio perdere troppo tempo qua, vorrei comunque anche riuscire a... Insomma, a fare un po' di completismo anche negli altri livelli. Questo al massimo lo faccio eventualmente un'altra volta. Perché non riesce ad andare, scusate? Ah. Mamma, quando si aggrappa così. Faccio il pollo, ecco, quando succede così fate il pollo, va. Allora, proviamo a entrare un attimo qua. Ecco. Papà, papà. Forse. No. Quindi lì sotto, vedete, mancava il pezzo. Ma qua c'è qualcosa a cui posso aggrapparmi? No. Probabilmente questo l'avevamo fatto e tutto. Lì non c'è niente. Sì, mi sono buttato giù per vedere se facciamo così. Tra l'altro guardate la comodità qua adesso. Possiamo usare la scalata di capra, no? Non riesco a capire davvero dove... Dove possa essere l'oggetto che mi manca. Ho un dubbio che possa essere là in alto, ma non ne sono convinto al 100%. Qua sotto? No, sotto non c'è una minchia. Ma là in alto non è fattibile, nel senso... No. Vedete? Adesso si è completato. No, lì non c'è nulla. No! Ah, ok, meno male che mi ha fatto ripartire da qua. Niente, non... Boh! Non riesco a capire. Sto pensando una cosa. Sto pensando di tornare indietro, ragazzi. E lo vediamo poi, altrimenti perdo un botto di tempo qua. Ci sono altri luoghi comunque dove possiamo andare a fare completismo. A meno che... No, è impossibile. Quello da dove cazzo è uscito? A meno che... No, infatti. La beffa. No, che pirla che sono. Allora, quindi adesso andiamo... torniamo sui nostri passi, ragazzi. Torniamo indietro. Guardate, se veramente dove penso io mi girano i coglioni, Qua come minchia si torna indietro? Ma cosa cambia? Qua non ero stato. Oddio, non ero andato in sta porta. Guardate cosa ci manca, quel forziere lì. Avete visto che alla fine l'abbiamo trovato. Dovrei aver completato al 100%,
100% a posto. Al velo di tool a posto, ottimo ragazzi. Non ero andato in quella porta qui a sinistra, pensate un po'. E comunque non mi sarebbero bastate le abilità all'epoca, vedete? Serve almeno il doppio salto per farlo, guardate. Anzi, no, sì, vediamo se basta. Sì, dovrebbe bastare il doppio salto, vedete? No, lì ho sbagliato. Perché poi fate così. Così. Qua fate il doppio salto e arrivate, ok. Ok, chiuso qua. Dicevo, voglio tornare indietro. No. Ok. Scendiamo qua. E non scende, e non scende sto pirla. Ok. No, ho sbagliato. No, giusto. Bene. Qua cosa c'è? Foresta del cibo. Ma visto che siamo qua, ragazzi, andiamoci. Anche se, ripeto, questa non posso farla al 100% perché mi mancano delle abilità. La bomba esplosiva del pollo mi manca, che non mi ricordo come si sblocca. Però posso andare a fare quella prova là, ad esempio. Non c'è qualcosa di più? Il campo di agave, no, non posso ancora finirlo. Che fastidio, sentite che in cuffia si sente. Sentite il rumore del coso che rotea? Quindi fatelo finire. Ok. Mi dava un fastidio, cazzo. Allora, il canale della caverna del pollo mancherebbe anche. E anche lì ci sono dei forzieri da prendere e la portale da fare. Mi sa che in quei portali lì ci sono appunto racchiusi quei frammenti di maschera che non mi ricordo poi, una volta presi tutti e sei, cosa facciano. Cosa cambia poi al personaggio. Quindi potremmo andare alla caverna del pollo. Al canale della Flores avrei la missione che ho preso da Picco de Gallo. Vi ricordate lo scheletro, no? Che ci ha detto di uccidere gli Alux. Quindi sono un attimo meditando. Dai, facciamo così, andiamo. Andiamo al al canale della Flores. Ma c'è il teletrasporto lì? Sì, andiamoci col teletrasporto. Ma vaffanculo. Andiamoci col teletrasporto. Ancora! E due. Non c'è due senza il tre, pago io, ok? Quindi dicevo. Andiamo al canale della Flores. Tanto prima o poi dobbiamo far tutto. Allora, vediamo. Innanzitutto in alto non potevo andare, vedete? Perché non avevo il cambio di dimensione, probabilmente, ancora. Pa, pa, pa. Bellissima la musichetta. Vedete, tac. Bene. Non cambiatela qua perché no. Questi sono gli Alux giganti che ci ha detto di sconfiggere. E sono nascosti appunto in giro. Dovrebbero essere loro. Una volta sconfitti torniamo dallo scheletrino a Picco de Gallo. A dirgli che abbiamo terminato l'uccisione degli Alux. Quindi ora. Qua non c'era più niente, non credo. Guardate quanto è comodo il volo. È di una comodità pazzesca perché permette degli spostamenti molto veloci. Anche qua, guardate cosa possiamo fare.
per velocizzare il tutto. Ma vaffanculo, non pensavo ci fosse il muro. E qua come cazzo faccio? Non mi sembra fattibile. Ho un dubbio. Ho un dubbio che magari ci sia la parete là e ci fa fare il volo di capra, perché qua, vedete? Vedete qual è il problema? Quello è il problema. Anche perché da qua non si può fare. Fatemi ragionare un attimo. O forse ho capito. Devo farlo dopo il doppio salto. Devo fare prima questo. Qua il... Eh no, sbatte. Non mi fa fare il doppio salto dopo l'uppercut. Perché? Perché non me lo fa fare? E lo deve fare, vedete? Non me lo fa fare perché, non capisco però. È perché sbatte lì. Quindi no, già è andata a puttana la mia teoria. Però se io faccio l'uppercut e poi la risposta veloce... A meno che... No, ci vado contro. Secondo me lì si arriva col volo, eh. Provo l'ultimo tentativo così. Allora, abbiamo detto, doppio salto. Eh no, perché poi non posso più fare un cazzo, caro, per forza. No, allora lì si arriva probabilmente col volo di capra. Presumo io ci sia poi una parete avanti, andiamo a vedere. Non è fattibile in quel modo, almeno non sembra. Qua guardate la comodità. Posso fare così. Vedete? Eh no, vedete il cazzo. Quello devo usare, ragazzi. Questo. Devo usare questo. Vedete? Qua. Tac. Mi sembrava strano a me. Mi sembrava strano, vedete? Non era fattibile perché non avevate neanche lo spazio per fare il doppio salto e sbattevate contro. Ok. Ora si aprono questi. Vita aumentata. Grazie. Siamo oltre. Vediamo se riesco. Sì. Ma sono un pirla. Ora qua. Di là c'è qualcosa. Ma controllare non mi costa nulla. Ok, no. Volare. E non va giù. Ops. Buongiorno ragazzi, come state? No. Ok. Qui devo usare il pollo, vedete? Il polletto. Ok. Anche questo è fatto. Ora proseguiamo. Andiamo giù. No. Ma come cazzo... Dove ci arrivo per distruggere quel robo verde? Vediamo se riesco a capire dove possa essere, ma ho i miei dubbi. Qua possiamo bellamente fare così, sbatterci nel cazzo. Guardate la bellezza del doppio salto, quanto può tornare utile. Non mi ricordo cosa c'era dentro. Fatemi capire. Andiamo un attimo là. Eh no, qua non posso andare, cazzo. Devo arrivare da sotto.
Ma vaffanculo. Allora, vediamo. Controlliamo un secondino, tanto ci vuole un attimo. Dov'è sta cazzo di porta? E non scende ancora. Ma non è qua. Ma dove diavolo è? Che pirla la dimensione. Tra l'altro nel mentre mi stavo dimenticando che devo cercare anche gli Alux. Non vorrei che alcuni fossero nell'altra dimensione. E no, penso siano tutti nella dimensione dei morti, presumo io. Allora, quindi proviamo. Andiamo giù di qua, va. Scusate che metto spesso la mappa per vedere dove sono i forzieri. Uno dovrebbe essere là in alto. Qua, ma come cazzo faccio? Così. Ok, e questo a posto. Poi qua non potevamo andare perché non avevamo ancora il cambio di dimensione. Ottimo, anche questo è preso. Ho fatto una cazzata. Comunque non riesco a prendere tutto, perché appunto non ho ancora le bombe lì del gallo. Anzi, mi sa che è inutile che vado di qua perché poi mi blocco. Là però posso andare nel caso, vabbè. Ormai siamo di qua, stiamo andando di qua, andiamo. Sbattiamocene dei nemici. Qua? No, no, non riesco ad arrivarci. Ma vaffanculo. Pensando una cosa, ma se andiamo su di qua. No, hai capito male, ciccio. Qua devo fare così. Ottimo, e già qua non eravamo stati. Là in alto non ho la più pallida idea di come si arrivi, ma presumo da qua. Oh cazzo. No, ti prego, no. Questi pezzi sono un po' complicati. Ok, no, neanche come pensavo. Ma no! Ok, torniamo giù perché tanto qua non c'è più nulla. Scendi per favore, minchia. Ma vai a fare in culo. Quindi andiamo di qua che tanto è uguale. No, il cazzo è uguale. Non riesco a salire lì. Devo per forza passare qua. Grazie. Allora scendiamo. Torniamo indietro velocemente, va. Però no, io devo cercare anche gli Alux. Vaffanculo, ma non riesco a salire lì. Non vorrei che uno era lì, qua, in sta zona. E niente, qua vedete, serve l'abilità là che non ho. No, ma sto tornando indietro, cazzo.
Qua devo andare. E poi a destra. Forse ci sarei arrivato anche quello più salto, ma non credo. Ma non so qual è la dimensione dello scheletro. Questa? Sì, mi sembra questa. Sì, la dimensione dei morti, scusate. Non so perché ho detto la dimensione dello scheletro. No, qua... Vabbè, già che ci siamo, scendiamo qua. Oh, bene, intenso. Andiamo a prenderci quel forziere là. Sto pezzo l'avevamo fatto? No, perché non potevo. Adesso posso. Posso prendere questo forziere qua. Cioè, è qui in alto? Come diavolo faccio? Così? Così. Ecco una Lux qua sopra, ma mi sorge un dubbio. Come cazzo faccio a entrare lì dentro? Ah, forse mi serve il volo del pollo. Vedete, col pollo in teoria vogliamo qua da in quel passaggio piccolo e andiamo lì. Quindi anche volendo ora non ci posso arrivare. Vedete, qua c'è il passaggio per il pollo, ma devo andare alla caverna del pollo a sto punto, mi sta venendo il dubbio, ragazzi. Quindi facciamo una bella roba. A Picco di Gallo dov'è il teletrasportatore? Proviamo a vedere se c'è il teletrasportatore subito, che almeno... Sì, vabbè, la statua, avete capito, l'ho chiamato teletrasportatore. E a sto punto mi conviene andare alla caverna del pollo. Sempre che sia lì... Ma dove cazzo è? Ma veramente no, ci metto troppo. Torniamo indietro e andiamo all'altra statua. Tanto fretta non ne ho, eh. Ah, comunque ho completato Axiom Verge. Ragazzi, bellissimo. Secondo me è un gioco eccezionale e ne parlerò bene quando lo porterò sul canale. Ti levi, grazie. Sto cercando anche di giocare veloce. Salve. Ok. Vedete lì che c'è il passaggio per il pollo. Lì mi sa che mi serve il potere. Guardate quello... Mamma. Io quelli che lanciano le ossa lì mi fanno venire un crimine. Mamma. E mi ha colpito lo stronzo. Guarda, veramente tua mamma. Hai capito cosa fa tua mamma, vero? Qua? No, non c'è nulla. Però qua no, attenzione, non eravamo andati. E forse era qua che si arriva. Nella zona lì che dicevo, dove serviva il volo del pollo. Quindi ora possiamo... vedete? È bloccato. Le uova sono esplosive quando le sbloccheremo. E ci permettono di abbattere quei cosi viola. Niente, ragazzi, andiamo al... Andiamo alla statua e andiamo... Passiamo oltre, andiamo da un'altra parte. Vediamo un attimo dove andare. Picco di Gallo, no? La caverna del pollo, secondo me è lì che... E poi c'era la foresta del cibo, che avevo visto qualcosa di interessante. Quel portale lì mi manca. Però andiamo alla caverna del pollo. Fatemi vedere un attimo la mappa.
E ora penso di poter accedere. Anzi, tra l'altro adesso è molto comodo perché non dobbiamo rifarci la. Vedete, possiamo sfruttare questi stavolta. Che è molto più comodo invece che andare giù e rifarsi la battaglia ogni volta. Credo che così avremo accesso poi sempre al piano di sotto, almeno credo. No. Sono obbligato a scendere di qua? Vabbè, fa niente, ragazzi. Ce la facciamo così. Allora, facciamo fuori questo. Se lo prende, forse. Un'altra gialla, ok. No, ciccio. Arrivederci, grazie. Sbagliato completamente. Lì ho rischiato, nel senso che. Ok. Ho tirato troppo in ritardo. Ma. Ok. Verde. Non mi ricordavo più che tasto era il verde. E ogni tanto mi confondo, vado in palla con i tasti. Gioco a troppi titoli contemporaneamente, non c'è un cazzo da fare. Ok. Che cazzo è? No, ma dai, l'avevo schivato, vabbè. Ma che cosa? Ma che cosa? Vedete lì, tipo, ho fatto l'uppercut. È una puttanata che io non possa schivare dopo aver fatto l'uppercut. Perché vengo colpito per forza, non è giusta come cosa. Perché qua ho potuto schivare, prima non mi ha schivato? Vedete che posso schivare? Boh. Non ho ancora ben capito quella cosa, sinceramente. No. Ah, ho potuto schivare comunque, dai. Arrivederla. Oh, cazzo. Sì, buonanotte. Senti, leviamo questo che. Ah! Col suplex ho ucciso pure i cactus. Vabbè. Meglio così. Aia, questa è piccola. Le stanze piccole sono la mia rovina, ve lo dico. Le stanze piccole mi creano sempre problemi, No, ciccio. Ok. No, quelli veloci no, minchia che due palle veramente. Ma perché? Quello mi ha preso al volo, allucinante. Mamma, mi avete rotto i coglioni adesso. E poi io l'intenso sono stupido, non lo uso, ma l'intenso lo dovete usare perché è molto importante. Usatelo quando potete, sto cazzo di intenso. No. No. Ma non l'ho preso. Non l'avevo preso, toh. Quindi niente, pensavo di cavarmela, invece anche qua ci dobbiamo fare tutte le battaglie, ma è obbligatorio, mi sa, vedete, perché poi arriviamo ai forzieri da qua. Oh cazzo. I miei amici. I miei amici volanti, mamma quanto li odio. Quindi? No. Poi la testata ha poco raggio. E quindi a volte è difficile farla. Nel senso, capite, poco raggio, cioè. Oh, bene, uno. E anche il cuoricino. Benissimo. Senti un rimbombo da lontano? Si è aperta quella porta là in alto? Ma. No, sono solo lì. Ora. Come ci arrivo là? Mi sorge spontanea la domanda perché vedete, non posso neanche aggrapparmi qua. Vedete che è.
E il doppio salto non sembra che basti, a meno che... Proviamo a fare una cosa. No. Anche al contrario, non cambia niente perché non riesco ad arrivarci. Veramente allora si sbloccheremo il volo del pollo, non mi ricordo. Mi sta venendo però un dubbio. Che ci sia una parete su cui io possa effettuare il volo di capra. No. Il volo delle palle posso fare. Non riesco a capire se si può fare già adesso, arrivare lì o no, ma non mi sembra sinceramente. Eh no, non è fattibile ragazzi. No, non è fattibile, non riesco ad arrivare abbastanza in alto da... No, lì allora... Non è che si arriva dall'alto. Mi è venuto un dubbio che si scende e si arriva lì. Vediamo un attimo. Facciamo così, va? Mi è venuto sto dubbio, proviamola, no? Qua si è aperta una porta. Vedete. Vediamo però dove ci porta. Infatti vedete che... Oh cazzo! Ci mancava sto stronzo! Tra l'altro pure bardato, cioè con l'armatura. No. E qua mi sa che arriviamo. Vedete, proprio lì dove c'è la porta. Le bombe pure. Adesso spesso e volentieri ve le mettono, vedete. Cercate di farli fuori quanto prima. Se miratele anche, porca troia. Mamma sti due mi avete rotto i coglioni, guarda. Con un colpo le uccido con l'intenso. E lo dico sempre, sfruttate l'intenso, cosa che io mi dimentico di fare proprio. Ed è un grave errore. No, ma perché ha fatto quella? Ok, io volevo colpire l'altro. Fatele roteare in culo con le lame. Allora, giù, se andasse. No, 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 sti stronzi. No, beccati questo. No. Sono pure brutti, oltre che stronzi questi. Oh cazzo. Oddio, mi sono spaventato perché quello non l'abbiamo mai incontrato, ma quello è uno di quelli forti, eh. La scarica elettrica o statica, quello che sia, il fulmine la possiamo evitare, vedo. Quando si alza in cielo non so cosa bisogna fare. Ok, basta una testata, tutto qua. È la prima volta che incontriamo quei nemici, eh. Oh, che palle. No! Ok, è giunto il momento dell'intenso. Bene. Ci mancava questa. No. Lo sapevo. Questi cosini di merda mi hanno già rotto i coglioni. Perché mi danno fastidio. Ma no. Ok. Ma ti fanno tanti danni, eh. Oh cazzo. No, lì ho fatto una buona schivata. Se riuscissi. Ok. Senti te, mi hai abbastanza stufato, eh.
Ok. A breve posso usare l'intenso. Oh, cavolo, devo usare... Come ha fatto a non colpirmi lì? Vedete che possiamo schivare. Oh. Se adesso iniziano ad arrivare più di uno potrebbe essere abbastanza spiacevole la situazione. Che varierà? Non capisco. La blu? Ok, sì. No! Pensavo uscisse il triangolo. Sì, fortunatamente i loro colpi sembrerebbe che si possono schivare tutti. Non sembrerebbero avere quei colpi che non si possono schivare, ecco. Quanto manca? Minchia, siamo arrivati. No, lui no. Vedete, per schivare questo bisogna saltare. Altrimenti vi colpisce. Quello è un colpo che non si può evitare. Vediamo di dargli un botto di mazzate con l'intenso, se riuscissi a... Ok. Posso? No, tranquillo, lì come facevo non lo so. Vedete, quando la fa a doppio salto. Ok. Ecco come si arrivava qua. Io mi auguro... Oh, bene! Terzo frammento della maschera che ricordo... Cioè, che non ricordo cosa succede una volta completata. Non ricordo proprio. Vabbè, qua abbiamo finito. Passiamo oltre, quindi... Allora, 100%? Bene. Quindi abbiamo fatto la caverna del polo al 100%. E a quanto pare, la mia supposizione per sbloccare le bombe viola era sbagliata. Non è che lo sblocco nel grande tempio. La... No, ma lì è il finale, non penso. Tempio della guerra gradirei capire. Ok, ci vuole la bomba del pollo sempre lì. È inutile anche andare, penso, al tempio della guerra. Ah, è l'inferno, però potrei andare perché abbiamo tutte le sfide da fare. E ragazzi, penso che mi reco lì adesso, eh. Penso proprio che mi recherò lì. Allora, innanzitutto devo cercare... Vabbè, il teletrasporto è là. Quindi... Che pirla, potevo usare il volo di capra, vabbè. Mi sono dimenticato. Abbiamo detto. Sierra, mi mancava... quel robo lì rosso, non so come cazzo si prenda. Ah, però vedo qualcosa qua. Cavolo, non... dovevo andare qua sotto, forse. Vabbè, poi lo vediamo. Una roba per volta, se no ci incasiniamo per niente. Andiamo all'inferno, va. Non penso sblocchiamo... Magari sblocchiamo qua delle robe per... progredire poi nelle altre mappe. Non lo so questo. Tra l'altro sono quasi a termine del video. Qua ho un minchia di checkpoint. No? Ah, qua sì. Ottimo, qua vicino. Tra l'altro guardatela come possiamo andare anche da qua sopra. Qua le stanze non le avevo finite. Infatti. Oro, oro. Vediamo questa. Sfida 3. Usa l'ambiente per sconfiggere questi nemici invincibili. Un minuto, minchia, allora è lunga sta sfida. Cosa vuol dire usa l'ambiente? Devo capire. Ma
In che senso? In che senso usa l'ambiente? Ma la leva cosa fa? Non è che diventano vulnerabili quando tiriamo la leva? Non capisco. No, aspetta un attimo. Non la capisco. Usa l'ambiente per sconfiggere questi nemici invincibili. Non posso neanche cambiare la dimensione. La leva non penso che l'abbiano messa lì, scusate, per bellezza. La leva servirà pure a qualcosa, no? Devo buttarli sul fuoco? Non riesco a capire. Ma perché la leva non capisco neanche cosa fa. No, scusatemi, ma questa missione non è chiara per niente. E a me queste cose danno fastidio perché non è... non si capisce un cazzo. Non riesco a capire. Provo a buttarli sul fuoco, ma sicuramente la leva serve a qualcosa, ma non è che quando tiriamo la leva prendono danni sul fuoco. C'è una mosca, ragazzi, che mi sta facendo venire un nervoso. No, ho già superato poi, tra l'altro. Non capisco. Le missioni non mi piacciono perché sono spiegate male. Cioè, non mi possono dire usa l'ambiente. Gli ingranaggi, forse. No, è impossibile. O sì. Vediamo se si fermano gli ingranaggi. E no, vedete che gli ingranaggi continuano a girare anche una volta fermata la leva. Non capisco. No, lasciamola. Non si capisce un cazzo questa, ragazzi. È fatta male. A me le cose fatte male, minchia quanto mi fanno incazzare. Non si capisce. Boh. Sfida 4. Studia attentamente i tempi delle tue schivate per oltrepassare le spine. 25 secondi oro. No, tua mamma è troia. Oddio santissimo Dio. Ma vai a cagare. Qua devo pure fare il doppio salto. Sì. Mamma, che dito in culo. Era lì il traguardo, però è fattibile. Oddio, sarei dovuto andare. Questa è tutta una roba proprio di tempismi perfetti. No. Preso manco l'argento. A parte che la possiamo rifare. Rifacciamola. Ok. Ok. È qua che mi fotte, porca la puttana. In volo devo farla. No, mi ributta lì, non me l'aspettavo, ragazzi. Non me l'aspettavo, rifacciamo. Non me l'aspettavo mi ributtasse lì. Queste sfide sono fatte un po' così, eh. Cioè, non sono fatte così bene, sinceramente. Sono parecchio discutibili sul fatto che siano fatte bene. Parecchio, dai. Bene. Oro. Ho preso il giro giusto. Il problema è che questa non la capisco. Lasciamolo un attimo indietro. Non la capisco davvero. Ho ancora 10 minuti di tempo. Fila 5. Ok. Oh cazzo. Qua devo pure
1 minuto e 45 oro. Non devo fare ammucchiare troppi nemici sul ponte perché crolla. Quindi qua, ma vai a cagare, qua devo veramente uccidere tutti i nemici e non fare crollare il ponte soprattutto. Ma vai a cagare, dai. Intenso di sicuro è servito. Quindi? Bene, i miei amici. Pure? Pure questi con l'armatura. Ma l'intenso mi si carica entro domani mattina o... Ah già, se non mi danno il potere. Ancora sti cagaminchia. No, ho sbagliato. Dai. Ah, che cazzo in culo però. Mamma, che crimine mi sta salendo. No, vabbè. Sì, poi... No, ormai non ce la faccio più. Avrei dovuto tenere l'intenso per questo momento qua, ragazzi. No, riavviamola. Non ho capito perché ho preso l'oro. Ah, vabbè, grazie. Ok. Sfida 6. Sconfiggi i nemici senza schivare. Questo potrebbe essere interessante. Ah, e per farlo devo fare una combo di 120 colpi senza schivare. Quindi si può schivare solo appunto muovendosi sullo schermo. Non posso usare la schivata. Altrimenti ci azzera il contatore. Presumo. Ora vi metterò questi, poi vi metterò quelli più difficili sicuramente. Ricordatevi, non devo usare la schivata. Quindi dobbiamo sfruttare le pedane e quant'altro. 120 non è facile arrivarci. Cioè, 120. Come cazzo faccio? Soprattutto... Quanto sono? Ah, non posso neanche farla la schivata, ragazzi. Se premete l'input della schivata non ve la prende, dai che ci siamo quasi. No! No, no, no! E mi ha azzerato il conduttore del combo adesso. Devo rifarla. Cazzo, dai, stavo andando bene. Non potete neanche farla, eh. Vedete, non posso farla. È un peccato, non stavo andando male, cazzo. Qua, qua. No. Che culo. Quando esco con questi è veramente pericolosa. Vedete però, non posso schivare, ma è un casino, cioè... È un casino, come cazzo faccio lì, dai? E adesso mi si è azzerato pure il contatore delle combo. È un casino quando iniziano a roteare. Probabilmente dovete impedirgli di iniziare a roteare. Per forza. Altrimenti poi diventa un delirio. Ste prove me le ricordavo che erano una gran rottura di coglioni, eh. Quanto siamo? 77. No. Vabbè, argento, quindi sono anche limitati i nemici, eh. Non sono infiniti, giustamente. Ma io la riproverei quasi quasi.
Riproviamo. Sto concentrato. Non bisogna far ruotare quegli stronzi là, ma come minchia si fa, cioè. No. Cercate di dare tanti pugni col quadrato, eh. Forse ho capito. Ecco, esatto. Devo usare il pile driver per fermare quello. No! Ma dai, ma che merda però! Che merda che sono stato colpito mentre stavo facendo la mossa, ma... Sì, su alcune cose è un po' nia, cioè, ripeto, è un grandissimo gioco, ma su alcune cose... Ci sono alcune cose che sono un po' una stronzata, eh. Veramente una bella stronzata. No, devo impedirgli di lanciare il coso. Ora esce il minchione, giusto? No. Lasciatelo lì col triangolo nel caso serva. Vediamo un attimo come si comporta. Ok. 110. No, ciccio. No! Mamma, che parto, che parto! No, questa non mi fa impazzire, cioè, è bella, però è anche strutturata male per alcune cose, cioè. Sapete che io dico le cose come stanno senza troppi peli sulla lingua. Cioè, è una menata di cazzo. Perché, ripeto, a volte se... siete posizionati male sullo schermo, basta, non potete più schivare. Cioè, non potete più. No. C'è sta mosca. No. Ma c'è... Come? Cioè, oh, no, dai, ero a 116, ragazzi, guardate il contatore. Ho aspettato troppo tempo e si è fermata la combo, perché se dopo un po' di tempo non continuate a colpire i nemici, ho pochissimo tempo, devo muovermi. Cioè, ho un minuto contato, non so se faccio in tempo. Devo veramente muovermi. Devo veramente muovermi. No, ma non faccio in tempo, mi sa. Oh, ragazzi, nel caso si ferma il video, riproviamo poi la prossima volta, perché potrebbe interrompermi il video in automatico, perché manca un minuto, quindi nel caso vi chiedo scusa subito, se si interrompe il video. Ancora. Sentite, vaffanculo. Mi sono rotto il cazzo e non ho più tempo. Niente, ragazzi, riproveremo la prossima volta. Vado a salvare. Ok. Spero che il video di Guacamele vi sia piaciuto. Alla prossima.